Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute sul mio canale YouTube. Io sono Bubi e intanto guardatevi la sigla, poi parliamo del resto. Eccomi qua, mi presento di nuovo, sono Bubi o Robiru Emuei, ma Bubi va benissimo anche perché Robiru Emuei sembra troppo pretenzioso. E che dire, sono Roberto? Ho 35 anni, quasi, dobbiamo aspettare fino a ottobre e speriamo che arrivi il più tardi possibile. Lavoro da circa 8 anni, anzi a marzo saranno 8 anni, per un'azienda della grande distribuzione, ma già da prima ho sempre trattato make-up, skincare, è sempre stato un mio hobby. Ho deciso di provare a buttarmi in questo mondo per me nuovissimo, anche perché non sono mai stato uno che seguiva tutorial se non per qualche spunto per Carnevale o Halloween, che sono le feste per cui io vado assolutamente fuori di testa. Durante il primo lockdown, che è stato a marzo dell'anno scorso, ho cominciato a, per noia o perché non sapendo cosa fare, ho deciso di cominciare a guardare questi video che mi venivano proposti in continuazione da YouTube. Ho conosciuto e ho iniziato a seguire un sacco di influencer che tuttora seguo e che mi piacciono un sacco. E lì mi è venuta l'idea, ho detto perché non provare a farlo anch'io? E così, questo è stato il risultato. Io spero vi piaccia, spero di essere in grado di portare avanti questo progetto. E se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi, supportatemi, fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. I prodotti che volete che io tratti, sia di make-up che di skincare. E a questo proposito, volevo fare una piccola precisazione. Siccome lavoro proprio per questa azienda da un sacco di anni e che tratta questo tipo di, dirò prodotti un sacco di volte, ma va bene. Questo tipo di prodotti, non posso trattare, altri brand che la mia azienda non tratta perché sarebbe concorrenza sleale. Quindi, purtroppo non potete chiedermi di trattare, altri marchi che la mia azienda non ha. Non vi dirò subito qual è questa azienda, ma lo capirete in un anno secondo perché dove vi dirò di trovare i prodotti sarà sempre in quel negozio, quindi capirete che è quello. Io ovviamente i prodotti di make-up li proverò su di me, faremo make-up anche elaborati, molto colorati. Io solitamente per andare a lavoro certo mi trucco, ma non in modo così esagerato, quindi io spero che finita questa pandemia, questa costrizione nel non poterci vedere tra di noi, di avere qua amici, amiche, colleghi, perché no, colleghi che vogliano venire qua e truccarsi insieme, e così non devo impiattecciarmi la faccia sempre io. Ho deciso di iniziare questo tutorial con una full face di un brand low cost. Perché? Perché low cost ci piace, ragazzi. Non tutti hanno la possibilità di usare e comprarsi make-up costoso, quindi partiamo bene bene con prodotti al di sotto dei 10 euro. Questo brand è Essence e perché ho voluto iniziare da questo? Perché poco tempo fa è arrivata la nuova collezione, che tra l'altro è una limited edition, quindi io mi affretterei proprio ad andarla a prendere, che è la My Power Is. Guardo un secondo in camera perché almeno riesco a vedere se lo sto inquadrando bene. Ecco qua, se mi dovete guardare in alto è solo per quel motivo. Ah, ovviamente non sono abituato a questa cosa dell'essere davanti a una videocamera e non sono stato a Sono una persona alquanto introversa, quindi stare davanti a una videocamera per me è molto difficile, quindi mi impappinerò, mi si annoderà la lingua, ma voi non fateci caso. Andiamo avanti. La collezione, come dicevo, è la My Power Is, ispirata ai quattro elementi, quindi terra, acqua, fuoco e aria, abbinati ai vari segni zodiacali. Quindi ho scelto ovviamente il mio, che è un segno d'acqua e dello scorpione, e ho preso la Water. Detto
Della stessa linea ho preso anche l'acqua spray, che in realtà è un primer. Vi leggo anche che cos'è. Allora, My Powerese Water Fixing Spray è la numero 4, sempre della water, quindi acqua. Ed è un primer in spray, liquido, in acqua, idratante. Nonostante la mia pelle, ve lo specifico già da subito e lo dirò in tutti i prossimi video, perché ovviamente cercherò di usare prodotti adatti al mio tipo di pelle, che è mista grassa, anzi molto grassa, quindi divento lucido in un batter d'occhio. E poi ho preso anche il rossetto, che però rossetto è l'earth, quindi terra, perché truccandomi con questi colori qua, poi ve li faccio vedere subito. Il rossetto della linea water era rosso, cioè è rosso, quindi mettendo questi colori è un rossetto rosso, avrei rischiato di sembrare il Joker, quindi no, ho optato ovviamente per questa tonalità qua, che ve la faccio vedere. È un nude che con colori un po' più sparati sta secondo me molto meglio. Quindi, bando alle ciance, partiamo con la nostra full face. Ho già pettinato le sopracciglia, non so se avete dato caso, perché le mie sopracciglia sono un disastro. Come matita sopracciglia non userò una di Essence, ma userò quella che io uso sempre di solito e che non abbandonerò e non credo di non poter abbandonare mai più, che è la High Definition Eyebrow Pencil di Pupa. È una micromina automatica di precisione, ve la faccio vedere, ecco qua, così, non so se la vedete, perfetto. E con cui riesco a disegnare bene ogni singolo peletto in modo molto preciso senza risultare pesante. Partiamo subito dagli occhi e la base la facciamo dopo, perché se questi ombretti fanno fallout rischio di rovinare tutta la base. Quindi ci avviciniamo e iniziamo con gli occhi. Bene ragazzi, ci siamo avvicinati. Ah, io dirò in continuazione ragazzi, ma perché non voglio essere inclusivo, ma perché è un mio intercalare. Ovviamente mi sto riferendo a ragazzi, ragazze e tutti quelli che non hanno ancora deciso, come dicono in Kinky Boots. Cominciamo con gli occhi. La palette che trovate da Tigotà al costo di 6,95 €. Se mi dimentico di dirvi i prezzi, non vi preoccupate, perché vi lascio scritto tutto sotto nell'info box. È formata da 9, eccolo qua, devo tenere alzato perché sta cosa non ha uno specchietto, ma per il prezzo che ha direi che possiamo farne a meno. Sono, aspettate che mi metto così perché almeno riesco a vedere cosa sto facendo e dicendo. Sono 1 e 2 opachi, che quindi sono questo sabbia e sto Tiffany, un glitterato che è quello che mi ha convinto a comprarla, perché non vedevo l'ora di provarli questi glitter, uno shimmer e poi sono 1, 2, 3, 4 metallizzati. E cercherò di usarli, non tutti, ma vedrò di fare il possibile per usarne il più possibile, scusate il gioco di parole. Tra l'altro non ho preso solo la water. Ho preso anche la Fire, che aveva colori più caldi, e vi faccio spoiler, la useremo nel prossimo video, così vi faccio vedere sia le tonalità calde che quelle fredde di questa collezione. Partiamo con dove l'ho messo? Il primer occhi, che è il Color Intensifying di sempre di Essence, ovviamente. È una base per un attimo così vedo bene lo specchio. È una base per ombretti, la vedete bianca, ma poi quando l'andate a sfumare va a sparire. Prendo un pennello. Ah, i pennelli sono tutti della Pro. Ho comprato il pacco da 21 pennelli, sono pennelli professionali, la maggior parte è tutti in setola. Ve l'avevo detto che mi sarebbe hanno data la lingua ogni 3x2.
e devo ricordarmi di guardare l'obiettivo. Sono tutti pennelli in setola, kabuki la maggior parte, o aspettate che prendo un altro per farvelo vedere, oppure i fluffy in setola comunque sintetica, sono morbidissimi. La scatola compresa di 21 pennelli tra occhi, labbra e viso e di astuccio in ecopelle la trovate a circa 60, sì, sono 59,90, quindi 60 euro. Considerando che se li comprate singoli li pagate circa quelli da labbra e occhi dai 3 ai 6 euro l'uno, quelli da viso circa 10 euro l'uno, e se ci pensate bene è un grandissimo risparmio prendere la box completa. Detto questo, cominciamo a sfumare il primer occhi, che vedete è andato a sparire. Ok, lo sfumiamo bene, cerchiamo di arrivare, aspettate ne metto un altro pochino, cerchiamo di arrivare anche sulle sopracciglia, cerco di, ok, mi vedete? Sì, mi vedete. Fino all'arcata sopraccigliare, così devo sfumare, arrivo bene in su. Ok, ovviamente ve lo ripeto, se non siete ancora iscritti al mio canale fatemi sapere che ci siete, supportatemi, mettete un like al video o un don't like al video se non vi piace, io spero che non sia così, e fatemi sapere che ci siete. Tra l'altro nei commenti mi piacerebbe sapere quali altri prodotti volete che io provi nei futuri video, nei futuri tutorial, e se volete che vi faccio vedere come si applica una cosa piuttosto che un'altra, tutto quello che volete, scrivetemelo sotto nei commenti. Allora, base messa, prendo un pennello, cominciamo con, prendiamo un pennello qua, direi di prendere, dove l'ho messo? Eccolo qui. Questo è un kabuki leggermente angolato, quindi riesco ad andare a fare la parte quella esterna dell'occhio meglio in questo modo. Allora, direi di iniziare da... cosa inizio? Col blu o col viola? No, iniziamo con il Tiffany, così almeno il blu lo uso come colore per intensificare l'angolo esterno dell'occhio. Quindi fa un pochino di fallout in cialda, quindi scarichiamo e andiamo a picchiettarlo nella parte esterna dell'occhio. Ok, non so se riuscite a vederlo, direi che è bello comunque pigmentato. Per adesso non ha fatto fallout durante l'applicazione, quindi direi che è un'ottima cosa. Poi, una volta steso, saliamo a salire e a sfumare verso la piega dell'occhio con questo movimento. Allora, andandolo a sfumare un pochino si perde, quindi vi consiglio di andarlo a picchiettare in modo da non creare macchie. Ho dimenticato di farmi le sopracciglia, ma adesso le facciamo, eh. Facciamo anche quelle. Ormai direi di farle a ombretto applicato, perché sennò diventa... guardo un attimo lì. Voi invece durante il primo lockdown avete preso abitudini nuove, cambiato stile di vita, fatto... fatemi sapere se anche voi durante questo periodo avete iniziato a fare cose che prima non facevate o che non vi andava di fare, ecco.
Confermo, non ha fatto un minimo di fallout in applicazione, quindi direi che è un'ottima cosa. Prendo un pennello da sfumatura un po' più fino e vado a prendere questo qua, il blu. Anzi, prendiamo questo petrolio e vado grattandolo un pochino dalla cialda, in questo modo tolgo sempre l'eccesso e vado a intensificare premendo la parte esterna dell'occhio in modo da dargli un po' di profondità. Andiamo a sfumare un pochino sopra con usiamo il pennello che ho usato per l'applicazione la prima volta e con lo shimmer, quello centrale, che è questo qua. Ok. Vado a sfumare. Ecco qua. Stessa cosa dall'altro lato. Cercate di tenere il pennello cioè con il lato più lungo verso l'esterno. Sicuramente questi non sono i miei colori prediletti, questa l'ho presa semplicemente uno perché mi piaceva il glitter e perché era del mio segno zodiacale, però io solitamente preferisco le tonalità più calde, quindi probabilmente quando proveremo fuoco mi darà molte più soddisfazioni, ma a chi piacciono questi colori danno sicuramente un bel brio. Ok, passiamo a un altro pennello e prendo questo qua, sempre in setola sintetica, ma è molto piccolino. Non so se ve lo faccio vedere. Fatto così. E con l'oro, anzi l'oro lo mettiamo alla fine, prendo l'opaco, questo qua che vi dicevo. L'eccesso e vado a questo. Tra l'altro, ditemi nei commenti se avete capito per chi lavoro. Io non lo dirò mai, sappiatelo, non lo dirò mai, ma al primo che indovina una batteria di pentole. Non sto scherzando, ovviamente. Ok, questo fatto, adesso io direi di andare alla parte più interessante, che sono i glitter. Ed eccoli, sono qua, ve li swatcho anche un attimino. Capite perché ho comprato questa palette? Allora, ho fatto una cavolata, li ho switchati con la mano sinistra, adesso mi vado a pulirlo. Ok, pulito le mani e facciamo così. Vado sulla palpebra con l'oro e poi ci passo sopra il glitter. Facciamo così, direi che è un po' più sano. Vado col dito perché, come sapete, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io. Gli shimmer e i glitter applicati col polpastrello hanno più presa sulla palpebra, col pennello rischiano di non aderire bene. Quindi prendo è bello acceso e lo vado ad applicare sulla parte centrale. Poi con un pennellino tipo questo, anche questo è di Essence, ve lo faccio vedere. Aspetta, troppa roba in mano. Questo qua è l'Eyebrow Brush di Essence, mi pare che costi 1,80 euro, anzi vado a vedere. Pennello sopracciglia, quindi eyebrow brush 1,89 euro. Non è per occhi, ma mi serve solo per, faccio vedere qua, per andare a delineare bene questa parte qua con l'oro in modo da creare una bella cut crease.
Ok, arriviamo fino a metà dell'occhio e andiamo a picchiettarlo in questo modo. Vedete già la differenza, quanta luce che dà, quanta luce dà questo ombretto. Poi torniamo col nostro polpastrello e andiamo nell'altro occhio, al massimo sull'altro occhio, perché nell'altro occhio direi che... Quindi passiamo alla parte che stavamo aspettando tutti quanti e andiamo con il glitter, eccolo qua, e andiamo a posizionarlo al centro della palpebra in questo modo. Questi ragazzi fanno un sacco di fallout, quindi abbiamo fatto benissimo a rimandare la base. Conviene premere un pochino, però vi assicuro, anzi lo vedete da voi, che l'effetto è veramente veramente bello. Siamo tornati, ho cercato di pulire al meglio i glitter sparsi ovunque. Andiamo con il blu che non abbiamo ancora utilizzato e con lo stesso pennello che abbiamo usato prima, che è questo. Vado a prenderne un pochino, ecco qua, e vado a qua nella parte esterna a enfatizzare l'angolo esterno in modo da creare un pochino più di tridimensionalità e piano piano salgo. Ovviamente voi direte, questa cosa potevi farla prima di pulirti la faccia dal fallout. Avete ragione, dovevo farlo prima, ma essendo questo il mio primo video, piano piano capirò cosa è meglio che io faccia prima o dopo, ma voi abbiate fede. Quindi, fatto questo, così abbiamo usato praticamente quasi tutti i colori, manca solo il viola che non saprei dove andarlo a piazzare e questo rame magari lo riutilizziamo più avanti. Bene, direi di andare a fare le sopracciglia, visto che è una cosa che dovevamo fare già da prima, e poi andiamo a fare un attimo la base. Ok, fatto questo, mi sistemo anche la barba. Direi di passare al mascara. Come mascara ho scelto la I Love Extreme sempre di Essence, è un ultra volumizzante, ha uno scovolo veramente grande. E a noi grande ci piace, no? Ok, su questo siamo tutti d'accordo. E andiamo a mascara, ne abbiamo messa una passata, poi andiamo a darne un'altra. Dà un bel effetto volumizzante, come vedete, non so se riuscite a vedere la differenza. Mi metto di profilo. Ok. È un bel nero, rimane un po' liquido, quindi non è di quelli ultra densi, quindi occhio a quando lo applicate, che non vi si stampi subito sopra, però non lascia grumi e fa un bel effetto. Vado a fare la seconda passata. Ma io non so voi, ma io sono soddisfatto. Mi ha fatto un bel look colorato, visto che Carnevale è alle porte. Allora, direi di mettere un pochino di eyeliner. Come eyeliner non ho nulla di Essence, però ho preso questo qua che è l'ultimo uscito di Bella Oggi ed è il Like a Geisha.
ha la punta in feltro ultra fine, riuscite a creare linee molto precise ed è un nero veramente intenso, mi piace un sacco. E anche questo siamo circa sui 6,90 euro, mi pare forse anche meno. E poi vi lascio sempre tutto nell'info box i prezzi precisi. Vado ad applicarlo, sperando di non fare danni, e passiamo alla fase successiva che è la base. Allora, vado a spruzzarmi finalmente questa acqua primer che qua dice prepara e idrata. Chiudi gli occhi e vaporizza delicatamente su tutto il viso a una distanza di circa 15 cm. Hydrate and Prime Mist. To prepare skin for makeup infused with rock crystal. Quindi all'interno trovate, molto carina, trovate all'interno i cristalli di rock. Ogni acqua, ogni primer acqua ha all'interno la sua pietra. In questo caso nell'acqua c'è il cristallo di rocca. Cioè non mi hanno messo l'adesivo proprio sul... Ok, lo attacchiamo qui sotto, così andiamo bene le istruzioni. Lo agitiamo e... Profumo non di limone, sì, di citronella, non lo so, un odore molto agrumato, è piacevole. Ok, lasciamo asciugare il primer, ci allontaniamo un pochino, tanto gli occhi li abbiamo già fatti, e facciamo tutto il resto. Ci siamo allontanati, così riusciamo a vedere bene tutto quello che faccio. Vado col mio... Ho fatto uno scoppio strano. Vado col mio correttore di fiducia per le occhiaie, non è di Essence, è di Pupa. Pupa Cover Cream Concealer numero 4, è la versione... quella più aranciata di tutte, perché io ho un'occhiaia abbastanza scura, quindi lo lascio un attimo qui a settare, così si asciuga un attimo da solo e mi dà più coprenza. E quando si è settato un pochino, lo vado a sfumare con un pennellino. Vi faccio vedere che fondotinta userò. Anche qui mi sono dimenticato di comprare il fondotinta di Essence, quindi ho dovuto prendere un fondotinta che già avevo. Ed è il Miracle Touch di Max Factor, che io adoro. E qui siamo sopra i 10 euro. Però ragazzi, è un Max Factor. Per quel che mi riguarda, come fondotinta e come soprattutto come mascara, non lo batte nessuno. Lo trovo sempre, è uno dei miei brand preferiti e spero di farlo piacere anche a voi, perché veramente ha delle formulazioni che per me sono spettacolari. Comunque, tornando a noi, Miracle Touch è un fondotinta compatto in crema, coprenza medio-alta, quindi ne basta veramente veramente poco. Lo vado ad usare con il pennello Kabuki piatto, ne vado a prendere un pochino. Ricordatevi sempre una cosa: i fondotinta di Max Factor tendono a ossidare abbastanza, quindi non prendeteli troppo scuri, perché rischiate di trovarvi di una tonalità di fondotinta troppo scura una decina di minuti dopo che l'avete messo, ecco. Allora, vado bene qua a sfumare. E vado a sfumare anche il correttore di Pupa che avevo lì sotto. Non dimenticate mai questa zona qua all'interno dell'occhio, che rimane sempre un po' nel dimenticatoio. Come vedete, data la mia, come dicevo, veneranda età, ho la parte del contorno occhi sotto l'occhio un po' segnatina, quindi
meglio non usare troppo prodotto in quella zona perché rischia di, come ovviamente nel mio frontone, perché sono molto espressivo, come vedete, e rischia di andare troppo nelle pieghe nella ruga, insomma. Come vedete, se una volta applicato, se guardate il mio collo, non ci sono stacchi. Va a togliere completamente le discromie, fa un effetto seconda pelle molto molto naturale. Adesso lo vedete lucido, ma appena si asciuga, tra l'altro poi ci devo mettere ancora la cipria, appena si asciuga è tutt'altra cosa. È molto idratante, non è propriamente adatto al mio tipo di pelle che, ripeto, è misto tendente proprio al grasso, quindi nella parte della fronte io in giornata, nonostante metta cipria, nonostante metta il fissatore spray opacizzante, tendo a diventare lucido comunque. Anche la mia skincare è fatta di prodotti proprio adatti a una pelle mista grassa e se volete poi parleremo anche di quello e di cosa uso. Detto questo, passiamo al correttore illuminante e ho scelto finalmente di Essence il Camouflage Matte Concealer nella colorazione 20 Light Ivory o Avery. Vado a metterne un pochino qua per illuminare la zona. È un correttore opaco ad elevata copertura, quindi anche questo, ragazzi, ne basta veramente poco. Ho qui naso, il mento c'è la barba, quindi è inutile stare lì a. E con lo stesso pennello con cui ho applicato il fondotinta, lo vado a stendere. Sembra un po' caspera adesso, ma poi andiamo a fare contouring e ripeto, se mi volete guardare in alto non è perché ho visto la Madonna, è perché sono un po' idiota e continuo a guardare in alto, ma voi non fateci caso. Correttore illuminante messo, andiamo a settare tutto con la cipria, poi facciamo contouring, blush e rossetto e poi vi lascio andare, veramente so che non mi sopportate più. Così finiamo tutto bene come deve essere fatto. Allora, come cipria, ho preso, perché come ho appena confermato, ho la velocità neuronale di un bradipo ubriaco e quindi mi sono dimenticato di prendere anche la cipria di Essence. Così userò questa che io amo tantissimo, andrò ad usarla tra l'altro con la sua spugnetta ed è l'Elfie Mix di Bourjois. Bourjois è un'azienda francese, a me piace un sacco, stesso gruppo tra l'altro di Max Factor e Rimmel London. È una cipria compatta, la colorazione, non ve l'ho detto, è la 01 Vanille. La faccio vedere meglio perché sembro scappato di casa quando faccio queste cose. Ok, e vado a settare bene la parte del mio under eye, come dice Carmen Miuei, che io seguo tanto e mi piace un sacco, anzi spero di diventare bravo quanto lui almeno nel fare i video, e vado a settare anche tutta la mia bella fronte. Allora, la cipria in questione è pigmentata, non è trasparente, quindi andrà a cambiare un pelino il colore del fondotinta, ma questo abbiamo oggi e questo ci facciamo andare bene. Il bello di questa cipria è che è completamente opacizzante e comunque leggerissima. Ok. Cipria messa e andiamo con il nostro contouring. E stavolta ho fatto le cose per bene e ho preso la palette per il contouring, che si chiama proprio Contouring Duo Palette di Essence. La tonalità è la 10, ce ne sono due, una più chiara e una più scura. Non è il massimo dell'inclusività perché su pelli scure fare un contouring del genere lo trovo veramente difficile, quindi mi auguro che Essence
ampli un pochino la sua gamma di colori, perché per esempio anche in negozio mi arrivano un sacco di ragazze con la carnagione e la pelle scura e molte volte si fa veramente fatica ad accontentarle perché ogni prodotto che provi tende a diventare grigio sulla loro pelle. Comunque, bando alle polemiche, vado a prendere la parte più scura. È una tonalità molto fredda ed è bella pigmentata, quindi vado a togliere l'eccesso e vado a scolpirmi bene bene. Fatto contouring, potete usare se volete, andate un attimo a scaricare il pennello sul dorso della mano, sul palmo della mano. Se volete usare la parte quella chiara, la utilizzate ovviamente per illuminare, quindi nella zona qua, sott'occhio dove abbiamo applicato la cipria, centro della fronte, potete anche andare sul dorso del naso e poi con la parte scura ai lati del naso, in questo modo. Io non è che abbia bisogno di affinarlo ancora di più il naso perché altrimenti rischio di sembrare Cher. Ok. Contouring fatto, passiamo al blush. Come blush ho scelto il Matte Touch Blush, sembra uno scioglilingua, Matte Touch Blush di Essence nella colorazione 10 Peach Me Up, ed è questo qua. Nello schermo con la luce puntata sembra più chiaro, in realtà è un classico pescato, è bello rosa. Prendo il pennello da blush, che è questo, quello angolato, e vado a prenderne un pochettino, tolgo l'eccesso e vado a farmi le mie belle gote rosa. Non ho una pigmentazione esagerata, quindi potete anche volendo non scaricarlo subito. Ok? Potete... Si è spenta la luce, si è scaricato il faro, quindi cercherò di riaccenderlo, perché ci ho messo 8 ore per fare questo video. E chiedo alla regia se un attimo mi riaccende il faro. Però almeno riuscite a vedere meglio con la luce un po' più naturale. Ok. Passiamo all'illuminante. Choose Your Glow di Essence. E direi di usare la colorazione, già che ci siamo, usiamo quella centrale, l'oro. Prendo un pennellino fluffy, questo qua, e vado a prenderne un pochino e vado. Oh, direi che è bello luminoso. Questi illuminanti sono veramente morbidi, quindi ne basta. Come vedete ne basta veramente veramente poco, non avete bisogno neanche di... Wow! Quest'illuminante lo sumo un pochino col dito perché è veramente wow! Non so come altro descriverlo. Illuminante direi che l'abbiamo messo, possiamo mettere se volete un pochino sulla punta del naso e sul dorso, così ci illuminiamo bene d'immenso. E andiamo a mettere il nostro rossetto sperando che il faro tenga per gli ultimi 3 minuti. E la colorazione non ha colorazione perché la versione, come dicevo, è Earth ed è un nudo. Non ho una matita, ma possiamo andare tranquillamente usandolo come stick. È profumato, però il look finito è questo. Direi che vi ho trattenuto anche abbastanza, io spero che vi sia piaciuto. Impressioni, la palette è ottima, l'unico problema è che i glitter sono un pochino volatili, quindi come vi dicevo cercate di fare la base dopo. I colori sono molto pigmentati, sono molto belli, si sfumano bene, si stratificano bene.
L'illuminante, come avete visto, è veramente stroboscopico e veramente ne basta molto molto poco. Il fard non ha una gran pigmentazione, ma a me piace molto così perché almeno non ti fa quell'effetto schiaffo. E il rossetto ovviamente non è di quella lunga tenuta perché è molto morbido, molto idratante. In questi giorni con la mascherina magari non è proprio il massimo. Però se avete le labbra secche è veramente un burro, quindi idrata e è molto molto confortevole e piacevole da tenere addosso. Il mascara fa il suo dovere, le ciglia sono ben volumizzate, ben allungate e basta, penso di avervi detto tutto, spero che questo video vi sia veramente piaciuto, so che non sono stato all'altezza ma è il mio primo video, cercate di avere pazienza, spero di migliorare nel miglior breve tempo possibile e vi saluto ragazzi, alla prossima, ciao!